In effetti sia sull'esecuzione che qualche decimo sulla difficoltà, ma più che altro sull'esecuzione. Sì, soprattutto su Sì, quello. oddio. Allora, adesso entriamo nel primo gruppo di merito col Montebelluna Nuoto, e qui è una formazione che l'anno scorso salì un po' a sorpresa, ma meritatamente sul podio. Vinsero la medaglia d'argento nel libero combinato. Quest'anno se la devono vedere perché nelle qualifiche risultano quarte, lo vedremo dopo con quanti punti. Bellissima la parte iniziale con la spinta molto alta, con l'avvitamento. Il Cirque du Soleil, il gruppo canadese, fornisce loro la coreografia, la colonna sonora della routine. Bella anche questa, è sicuramente una delle coreografie più interessanti del campionato. C'è una bella lotta per la medaglia di bronzo, perché l'Aurelia, che è arrivata terza nelle qualifiche del pomeriggio, precede la formazione del Veneto Banca Montebelluna di pochissimo, cioè di 0,2 punti. Sì, Montebelluna ha una storia, bisogna andare un po' indietro negli anni per trovare la sua prima medaglia sul podio nel 2008 e poi nelle ultime tre edizioni con i secondi posti che tu avevi giustamente sottolineato, adesso deve un po' difendere questa posizione in tutte le maniere. E lottare per i denti per riuscire a riprendersi il podio. Molta ricerca nelle particolarità del gesto, delle mani, di come vengono posizionate le mani, anche nella ricerca dell'espressione. Il titolo Nel del brano, in singolo, particolare, è The sì. Nel First Flight, il primo volo. singolo abbiamo visto Beatrice Callegari nella parte del singolo, insieme a Enrica Piccoli. Vedete quanto ci sia la presenza delle altre ragazze che non sono lo schema principale, in questo momento è, come vedete, è il doppio, ma comunque la squadra fa delle figure importanti di coreografia, anche molto ricercate. Spinta, sempre molto legata al tema. Si ricompone a 10, preparazione ancora per un'altra spinta. Nuovo Beatrice nel singolo, molto suggestiva sia la musica che l'interpretazione della coreografia così sull'acqua. Domenica mattina cercherà la conquista della medaglia nel Guardate programma del questa solo. bella parte di avvitamenti dove evidentemente la tecnica sublime di quest'atleta, la verticale, la posizione corretta, la rotazione sull'asse è impeccabile. Beatrice ieri nelle qualifiche è arrivata quarta. Sarà una bella lotta con Francesca De Ida per la terza posizione, anche se la portacolore delle Fiamme Oro ha fatto una bella qualifica, parlo di Francesca De Ida. Sì, un ottimo singolo, veramente di grande carisma e di grande tecnica. È ancora nella spinta, ricapitoli che poi è anche la saltatrice della squadra assoluta italiana. E ancora una bella parte di gambe in sequenza, guardate che bell'effetto.
Beh, belle parti di gambe, anche la costruzione di questa coreografia che trae spunto dalla Cirque du Soleil, davvero molto ben eseguita. È inquadrata al centro la coreografa, che è Simona Ricotta, sulla sinistra Martina Zerton, che è il tecnico che le segue di più, e Federica De Bortoli sulla destra. Beh, ricordiamole tutte allora, oltre a Beatrice Collegari, certo. È già detto, porta colori anche della nazionale italiana, quindi impegnata a Budapest quest'estate a partire dal 14 di luglio. Le altre, le compagne del Montebelluna, sono Anna Calore, Maria Vittoria Cassandro, Vittoria Bisentin, Siria Santin, poi Angelica Morellato, Enrica Piccoli, Annalia Jedreic, Benedetta Gotti e Maria Vittoria Zanatta. Enrica Piccoli impegnata su tantissimi fronti, perché sia impegnata con la nazionale assoluta, che oltretutto essendo atleta juniores, impegnata anche con tutti gli eventi della nazionale juniores di quest'anno. Allora, avevano quasi 84 punti e mezzo dal punteggio di qualifica Veneto Banca Montebelluna. Devo dire, mi è piaciuta molto la loro routine. Vediamo quanto ottengono mentre sfidano le ragazze a Portovasca. Eccolo qua, conoscono adesso il risultato: 2500 della parte esecutiva, che pesa il 30%. Vi ricordo che del pannello dei 5 giudici si toglie, non si considera il voto più basso e il più alto, quindi ne rimangono 3 e si fa la media su quei 3 e pesa il 30%. Impressione artistica da 34 punti netti e pesa il 40% della valutazione dei 5 giudici, anche qui si fa la media sui 3, e 25-3 di difficoltà. Confermano praticamente il punteggio di qualifica, era 84.333, qui 84,4. È un punteggio importante, nel senso che nel raggio di 5 decimi ci sono 3 squadre, quindi Lonicusano, Aurelia, Veneto Banca, Montebelluna e Busto, tutte nella fascia degli 84, e quindi questi decimi sono decimi proiezioni anche per l'assegnazione dell'ultimo gradino del podio. In questo caso si vedrà adesso quando scenderà in acqua Lonicusano e il Busto Nuoto. In realtà, ecco, loro le conoscono adesso, perché soltanto adesso Danilo Santoni, lo speaker, dirà Danilo loro. Rotondi. Roberto Santoni, Danilo Rotondi. Ho fatto una crasi tra gli elementi della federazione presenti qui. Giuseppe Di Prima, che vedete al fondo, piccolo all'inquadratura, è sempre il datore della musica. Salutiamo Anni.